È un sabato di traffico in città, fiorentini affrettati e anche un po' arrabbiati per cercare di sbrigare quel che si può prima di finire in zona rossa. Quella borsa vista in vetrina, quel regalino di Pasqua, insomma, in Piazza Dalmazia è tutto un via vai. I negozi rispolverano i codici Ateco, al mercato è tutto un bofonchiare tra i banchi per la chiusura stavolta veramente troppo improvvisa. Fin da ultimo sembrava di sì, di no, e uno, io no, non sono andato a rifornirmi a comprare qualcosa proprio per la paura. L'anno scorso, quando ci hanno chiuso in 448, tutta la merce che uno aveva comprato l'ha messa via e l'ha rivenduta poi a settembre a sottocosto. Non va bene, già il lavoro è quello che è, poi ci sega le gambe. Si rimane fermi, si rimane bloccati, quello è il problema. Quindi roba in più da smerciare magari poi. Poi però è roba magari in primavera, chissà quando riapriamo. È l'aiuti che mancano, cioè l'aiuti, ma insomma, è solo pubblico. Ora il Comune di Firenze deve riconoscere che è l'unico che ci ha dato, è venuto incontro alla categoria nostra, perché ci ha abolito la TOSAP. E tutto l'insieme va bene, ci vorrebbe una bella riforma, signorina. I saloni di parrucchieri sono presi d'assalto, in diversi lavoreranno anche domenica per scongiurare una Pasqua piena di ricrescite. I capelli di Pasqua si fanno oggi e basta. Esatto, e purtroppo abbiamo questa novità anche per quest'anno, per cui ci siamo organizzati con l'apertura anche di domani, in modo da sistemare le ricrescite anche per quest'anno. C'è qualche cliente particolarmente disperata che non trova posto? Allora, qualcosa c'è stato, ci stiamo organizzando il più possibile a aumentare l'orario di apertura sia oggi che domani.